Innanzitutto, che cosa ne pensa di Mattarella? Beh, è colui che ha bocciato il referendum per abrogare la legge Fornero. Iniziamo dall'ultima delle sue malefatte. È omogeneo al centro-sinistra, un vecchio arnese democristiano. Insomma, se c'era una pessima scelta da fare, ci sono riusciti. Voi continuate sulla linea di Vittorio Feltri? Assolutamente sì, proprio per sottolineare la differenza dalla nostra visione rispetto alla loro. Noi siamo per qualcuno che sia al di fuori dagli schemi classici della politica, che abbia dimostrato nella vita di saper fare e saper fare bene e che abbia quella equidistanza necessaria in un momento come questo, non solo dalla destra o sinistra, ma soprattutto dalle cose della politica e dai privilegi della politica. Renzi ha beffato Berlusconi? L'ha proprio fregato su tutta la linea. Berlusconi è il grande sconfitto di questo primo giro. Poi bisogna leggerlo il presidente per poter dire che è realmente sconfitto. Ma ad oggi sì, è colui che più ci ha rimesso, perché ha investito tutte le fiche che aveva su un tavolo puntando sulla presidenza della Repubblica, e alla fine era tutto un bluff.